Coronavirus, tutti i test negativi. Per ora tutti negativi i test condotti in Polesine sui sospetti contagiati da coronavirus. 6 casi esaminati, 6 negatività piene. Una trentina le persone in isolamento domiciliare, non perché abbiano sintomi, ma perché hanno collegamenti con la zona di Schiavonia. Scattano le misure preventive. Dopo il vertice in prefettura di domenica sera, scattano le chiusure preventive disposte dalla Regione del Veneto e dal Ministero. A Rovigo, chiusi multisala, polo natatorio, palestre, stadio, scuole e università. Lo stesso vale per gli altri comuni. Niente mascherine, medici in difficoltà, caos per i medici di famiglia, chiedono mascherine per poter gestire le presenze ma non ne arrivano. In molti hanno scelto, per non creare assembramenti, di non fare entrare i pazienti se non per urgenze vere e proprie. Il problema però resta. I pompieri salvano la rosticceria. Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco all'ora di pranzo di domenica alla Casa del Pollo, notissima e apprezzatissima rosticceria del centro città. Un principio di incendio, infatti, dalla canna fumaria si stava estendendo al sottotetto. Eventualità scongiurata dai pompieri. Preso lo spacciatore del centro, gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato un 34enne mentre, secondo le contestazioni, stava vendendo 15 grammi di marijuana a un rodigino di 45 anni. In casa mezzo chilo di hashish e mezzo di marijuana. Per l'uomo sono immediatamente scattate le manette. Arriva la Pet Therapy, Ulse 5 Polesane e Lions Club a Rovigo assieme per portare i dottori a quattro zampe in corsia. I cani, infatti, porteranno sollievo ai pazienti. Entusiasta il direttore dell'Ulse 5, Antonio Compostella. Si parte con il reparto di pediatria, poi si potrà allargare questa splendida opportunità. Giustizia, non giustizialismo. Giustizia sì, giustizialismo no. Questo il forte messaggio lanciato da Forza Italia Provinciale, che ha organizzato un convegno a Rovigo dedicato al tema alla luce della riforma della prescrizione voluta dai 5 Stelle. Presenti, tra gli altri, la senatrice Roberta Toffanin e l'onorevole Pierantonio Zanettin, professione avvocato. Una ferma condanna alla riforma. Nuova Croce Rossa, nominato il nuovo direttivo della Croce Rossa Italiana di Rovigo, che durerà in carica 4 anni. Al timone un giovane, Alberto Indani, 22 anni, pieno di entusiasmo e di progetti. Punteremo molto sui volontari, che sono la nostra forza e la nostra mente, assicura.